Una giornata da tregenda accoglie i partecipanti alla 45 edizione della Gran Fondo Internazionale 9 Colli. La regina del Gran Fondo in Italia e nel mondo il 2015 è un anno speciale per il gruppo ciclistico Fausto Coppi la società organizzatrice della Gran Fondo Nove Colli che quest'anno infatti festeggia i 50 anni di attività dalla fondazione avvenuta nel lontano 1965 per la ricorrenza il comitato organizzatore aveva aumentato di mille gli iscritti che avrebbero così raggiunto la storica cifra di 13.000 per l'edizione più numerosa della storia purtroppo un vero e proprio nubifracio ha colpito la zona nei giorni precedenti la mattina stessa della corsa comunque sono stati 8500 i ciclisti che hanno preso il via nonostante le difficilissime condizioni atmosferiche alla via in prima fila anche il presidente della federazione ciclistica italiana Renato Di Rocco Roberto Sgalla direttore della scuola superiore di polizia e Cristian Zorzi olimpionico di sci di fondo ormai abituato a questa affascinante gran fondo. Pronti a dare il via. Eccoci qua con le porte che si aprono allo spettacolo della Nove Colli. Il presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi, Alessandro Spada e il sindaco di Cesenatico, Roberto Buda hanno ufficializzato la partenza di questa edizione dei Record. La temperatura di 12 gradi centigradi il vento soffia a 13 km h l'umidità è dell'88%. Sono le condizioni in cui questi 8500 ciclisti andranno a contendersi il successo in una, se non la più importante manifestazione grandfondistica sul territorio nazionale italiano. Una peculiarità di questa manifestazione è proprio... L'alto numero di partecipanti, la partenza avviene alle ore 6 della mattina. Quindi, questi ragazzi che vedete adesso in corsa nei primi metri di gara sono sulle griglie sin da prima dell'alba. Uno spettacolo unico, una manifestazione che regala grandi emozioni. Una giornata indimenticabile per tutti coloro che hanno voluto esserci. Una giornata che sarà ricordata per sempre. Lo spettacolo multicolore della Nove Colli. E visto proprio l'alto numero dei partecipanti, le partenze sono scaglionate e avvengono a distanza di 3 minuti l'una dall'altra, vista l'alta partecipazione dei, degli atleti. Uno spettacolo, quello delle partenze, che non è immediato, si protrae per circa un'ora. Quindi anche per il pubblico la grande possibilità di seguire per un'ora intera. Le partenze, la nostra onboard camera quest'oggi è sulla bici del bravo Matteo Cecconi, effetto ciclismo fiano romano. Che ha vinto la Nove Colli nel 2013. Lo scorso anno è arrivato secondo. Intanto altre partenze si susseguono. Grande spettacolo. Il folto gruppo dei partecipanti alla Nove Colli, edizione 2015, calca le strade della Romagna per un'edizione dei record. Per l'edizione del cinquantesimo anniversario della fondazione del gruppo ciclistico Fausto Coppi. Solo per passione è il motto della società organizzatrice: solo per passione. Questa grande passione che anima tutti i partecipanti a questa importante gran fondo, alla gran fondo che ha portato in Italia, sostanzialmente che ha creato in Italia il movimento gran fondistico. Una non è una semplice corsa, non è una semplice gran fondo, è una vera e propria esperienza per tutti i partecipanti che sono accorsi da tutto il mondo, da tutti i continenti, per poter pedalare in uno scenario stupendo sui nove colli che caratterizzano uh, questa uh, gran fondo per uh, poi sfilare sul traguardo di Cesenatico. La partenza continua nelle immagini dall'alto del nostro uh, drone che ci mostra ancora. Gli atleti che stanno lasciando la partenza. Intanto ci sono due percorsi: il percorso medio che prevede 131 km di gara, con un dislivello di eh, 1871 m che porterà la corsa sulla, sui colli polenta pieve di eh, Rivoschio, Ciola e Barbotto con la divisione dei percorsi a Sogliano al Rubicone. Il lungo invece prevede una percorso di uh, 205 km con un dislivello che arriva a sfiorare i 4000 metri. oltre ai colli già citati prevede il passaggio da Monte Tiffi uh, per Ticara, Monte Pugliano, Passo delle Siepi e Gorolo. Grande spettacolo quindi, attenzione perché quando la corsa entra nel vivo iniziano gli scatti e nonostante il diluvio che sta caratterizzando queste prime battute di corsa Prova subito ad allungare Bruno Sanetti, vigili del fuoco Ma il gruppo è lì che controlla Intanto si susseguono le partenze e Facciamo un appunto sulla situazione della corsa Dal punto di vista agonistico sono uh, gli atleti da tenere d'occhio Come Tommaso Elettrico, Alessandro Bertuola, Davide D'Angelo, Isgor Zanetti e um, Uber Chris Per il percorso lungo Per quanto riguarda invece il percorso corto Attenzione a Matteo Cecconi che quest'oggi porta la onboard camera in corsa. Leonardo Viglione, Matteo Cipriani, Luisiano Cannizzaro. Ovviamente sono presenti i migliori atleti del movimento internazionale. Ma quello che impressiona della Nove Colli quest'oggi è la partecipazione: 48 le nazioni al via, 1304 gli atleti stranieri provenienti da 5 diversi continenti che si cimenteranno sugli impegnativi Colli romagnoli. Una Nove Colli come mai? prima d'ora una 9 colli sempre più alla femminile una 9 colli che diventa sempre più internazionale 758 le donne in crescita rispetto al 2014 le nazionalità passano da 47 a 48 con atleti provenienti da tutto il pianeta le nazioni più rappresentate ovviamente dopo l'italia sono la germania con 355 atleti la Svizzera con la 234 ed il Regno Unito con la 157. Seguono Svezia, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti. Non manca davvero nessuno. 16 atleti dalla Sudafrica, 10 dall'Australia, 9 dal Brasile e 4 dalla Nuova Zelanda e da Panama. Presenti gli appassionati dal Medio Oriente, 2 gli atleti dagli Emirati Arabi e 2 atleti da Israele. Davvero una vera e propria torre di Babele Romagnola. Quest'oggi alla 9 Colli. Intanto saliamo verso Bertinoro per poi affrontare il primo colle della giornata, il Polenta, che misura 8 km di salita con un dislivello di 287 metri, la pendenza media del 3%, la massima è quella del 13, il rapporto consigliato è il 39-24. Abbiamo visto ancora la comando Sanetti insieme ad un altro atleta, mentre Matteo Cecconi con la nostra onboard camera ci mostra le immagini del gruppo inseguitore. Suggestive sempre le immagini che ci arrivano dalla onboard camera, nonostante la giornata di pioggia che sta caratterizzando eh, questo inizio di gara. Nel frattempo, molto più indietro rispetto alla testa della corsa, la Moto 2 eh, che eh, ci mostra il passaggio dei eh, partecipanti per dare anche un senso. Quanti siano gli atleti in corsa, davvero tanti, tanti, tanti coloro che hanno voluto cimentarsi in questa grande giornata di sport, ma prima di tutto una grande giornata di ciclismo, una giornata che rimarrà nei cuori e nella memoria di tutti coloro che hanno potuto pedalare nello spettacolare scenario della Nove Colli e non si compete soltanto per la vittoria. Si scherza, si gioca, si pedala insieme. L'amicizia, lo sport, il ciclismo. Nel frattempo, con le immagini siamo tornati in testa. Si è formato un gruppo al comando. Appena superato Meldola, siamo al chilometro 47 di gara. Gruppo molto numeroso al comando, anche in testa. Si trova il tempo per scherzare con gli atleti della team Uxa. E come vi dicevo. Gare nelle gare perché si lotta ovviamente per il successo nel percorso medio 131 km nel percorso lungo di oltre 200 km ma ci sono i più coloro che hanno viaggiato in tutto il mondo per raggiungere Cesenatico in questa giornata di sport sono probabilmente gli atleti che stiamo vedendo adesso inquadrati che sono qua per pedalare e pedalare con una tanta tanta passione solo per passione è il motto della società organizzatrice e solo per passione e eh, la passione è ciò che muove gli 8500 partecipanti di quest'anno attenzione dopo la fine della prima discesa qualcosa si muove in testa attaccano questi atleti si tratta di Andrea Gallo, Leonardo Viglione, Paul Pellissier, Daniel Volpe, Matteo Cipriani ricordiamo proprio che Matteo Cipriani ha vinto la scorsa edizione del percorso medio della Nove Colli questa potrebbe essere l'azione che caratterizzerà il percorso medio, mentre resta più attardato Matteo Cecconi che ci mostra l'immagine dalla onboard camera. Viste la giornata proibitiva forse ha deciso di non prendere rischi in questa fase di uh, corsa. Moto2 sta risalendo la uh, parte... Dietro del gruppo, ma è un gruppo infinito, è difficile trovare la coda. Noi torniamo a parlare dei numeri in corsa quest'oggi. Sul versante italiano gli iscritti rappresentano 20 regioni. I primi sono i Lombardi con 2274, poi l'Emilia Romagna, Lazio. Le province più rappresentate sono Milano, 818 partecipanti, e Roma, 711. Dalle statistiche emergono altri dati significativi riguardo all'età media degli iscritti. 872 atleti hanno meno di 30 anni. 2760 hanno tra i 30 e i 40 anni, oltre 5000 tra i 40 e i 50. Il ciclista più giovane è un ragazzo classe 98 di Mercato San Severino, mentre la partecipante più giovane parla tedesco, è una, una ragazza classe 97 di Berlino. I partecipanti più esperti sono rispettivamente una signora residente a Bolzano del 1942, mentre tra gli uomini il più anziano proviene da Assisi ed è nato nel 1942. 30. Le squadre partecipanti alla manifestazione: tra le più numerose, il gruppo sportivo Sportissimo Top Level, quindi la um, Sportiva Bormiese, terzo posto per Cicli Matteoni. Pensate che queste squadre hanno tutte intorno ai 100 iscritti, davvero un grande, grande numero. I numeri sono enormi in uh, questa edizione. In questa edizione saranno 190 gli atleti che pensate hanno fatto la 9 colli per 10 volte. Mentre sono oltre 700 coloro che hanno già superato la decima edizione, la decima partecipazione. 71 addirittura hanno raggiunto la quindicesima esperienza su e giù per i colli più famosi del mondo e continua a sfilare. Mentre siamo nel centro di Bertinoro, il multicolore il gruppo dei partecipanti solo per passione l'hashtag che gli organizzatori hanno voluto lanciare per caratterizzare in maniera univoca questa grande manifestazione sempre in corsa con la onboard camera sulla bici di Matteo Cecconi nel gruppo che insegue la testa della corsa come vedete condizioni eh, proibitive testa della corsa che adesso Vede un terzetto. Vediamo qualche metro di vantaggio con Matteo Cipriani, in testa. A questo terzetto, il vincitore della passata edizione. Poi uh, più indietro. Come vedete, gli altri che hanno perso qualche metro, ma il vantaggio della terzetto è davvero minimo ed ancora più indietro il gruppo dove è presente Matteo Cecconi che con la onboard camera ci sta regalando delle splendide immagini dal cuore della corsa ecco il gruppo che va a transitare di fronte alla nostra moto 1 che si è fermata per farci un chiaro punto della situazione su quella che è la testa del percorso che sta vivendo la fase forse più interessante noi siamo tornati in testa si è riformato il drappello che avevamo visto in precedente precedenza uh, manca tra gli uomini alla comando Daniele Volpe che uh, ha avuto un problema meccanico problema al cambio che l'hanno fatto attardare attenzione perché il gruppo è in recupero ci segnala radioinformazione in corsa, che è curata dalla collaudata coppia Gaetano Gazzoli ed Adriano Spinozzi che il Plotone è ad appena un minuto primo da questi uomini al comando. Sono in cinque Andrea Gallo, Leonardo Vignone, Paul Pellissier, Matteo Cipriani. Questi sono gli uomini al comando della corsa, la battaglia per conquistare i nove colli più famosi del mondo. Nonostante la pioggia, nonostante il freddo, in tanti hanno risposto all'appello della società organizzatrice ed in tanti stanno... Dando spettacolo in uh, questa giornata che prima di tutto è una giornata di grande sport, una giornata di grande passione, una giornata nell'assegno del ciclismo, una giornata solo per passione. E continuano, guardate le condizioni in cui stanno correndo questi atleti, uno spettacolo unico, uno spettacolo che è la Nove Colli, un'esperienza che deve essere vissuta. Per tutti gli appassionati di ciclismo, una giornata unica, una giornata che tutti coloro che la vivranno in futuro, tutti coloro che l'hanno già vissuta se la ricorderanno per sempre, non solo agonismo, anche una sana pedalata, una cavalcata per appassione, per amore proprio, per amore verso la bicicletta e per amore verso queste splendide colline, che sono le colline anche di una grande del ciclismo il uh, gruppo ciclistico Fausto Coppi è dove ha mosso le prime pedalate Marco Pantani ed allora il ricordo vola anche a questo grande campione del ciclismo che manca a tutti gli appassionati di questo sport nel frattempo con uh, la onboard camera di uh, Matteo Cecconi siamo nel uh, gruppo inseguitore attraversiamo Mercato Saraceno siamo per affrontare la uh, Salita simbolo della Nove Colli, il Barbotto, 5 km e 500 metri, un dislivello di 372 metri, la pendenza media è del 7, la pendenza massima è del 18. E proprio il tratto finale è il più impegnativo. Il rapporto consigliato dagli organizzatori è il 39-26, ma molti sì, sì, ne utilizzeranno di ancora più leggeri perché... L'importante in questi casi è arrivare alla vetta. E con un tempo come questo sarà ancora più difficile alzarsi sui pedali. E sarà ancora più bello ammirare le immagini del barbotto. Nel frattempo, Moto2 ci mostra le uh, retrovie impegnate in un tratto di discesa. Vogliamo ricordare che la Gran Fondo 9 Colli non è solo la giornata di domenica, ma è anche un vero e proprio evento. Nella giornata di sabato è partita la 9 Colli Running e poi c'è stata la mini gran fondo 9 colli per bambini la 9 colli by show con un'esposizione che occupa tutto il centro di Cesenatico esibizioni, evoluzioni su BMX, ampia presenza della polizia stradale con la Lamborghini e il Pullman azzurro sempre nel sabato precedente alla corsa nella gremitissima sala convegni Alberto Rognoni del palazzo del turismo a Cesenatico il gruppo ciclistico pa Fausto Coppi ha distribuito i premi fedeltà agli affezionati della Nove Colli. Una grande festa per coloro che sono arrivati alla quindicesima partecipazione che hanno ricevuto il premio fedelissimi. Gli atleti invece che sono arrivati alla decima e quindicesima edizione. A causa delle condizioni climatiche non si è tenuto ovviamente la mini Gran Fondo... Nove Colli Sportful, ma il maltempo non ha fermato il divertimento e la voglia di stare insieme. Che per i bambini che hanno partecipato alla Piadina Party. Testa della corsa e siamo gentili telespettatori appassionati di ciclismo sul barbotto. La salita simbolo della Nove Colli. Leonardo Viglione a fare l'andatura. Matteo Cipriani in seconda. Terza posizione per Andrea Gallo. Tratto questo... Abbastanza impegnativo della salita, ma il bello verrà proprio ultimi, negli ultimi chilometri di ascesa. Uno spettacolo uno con quello del Barbotto. Tanto Moto 2 si è fermata ad un ristoro, lo vediamo bene in queste immagini dove si è fermato. Sono fermati gli atleti. Noi incontriamo mentre risaliamo anche l'ultra cyclist Omar Di Felice, in, compagn in compagnia della brava Manuela de Iulis. Questo già impegnativo del percorso con la Moto2 che sta portando le immagini dal cuore della corsa, e adesso con la testa siamo proprio in vista del gran premio della montagna lunga. Matteo Cipriani della Infinity Cycling Team, prova quindi a bissare il successo della passata edizione. Nel percorso medio Cipriani, guardate qui come le pendenze Siano davvero notevoli Questi sono i primi atleti, questi sono i migliori Pensate cosa succede Alle spalle di questi atleti C'è gente che davvero quest'oggi è arrivata qui Ad affronterà le pendenze del barbotto A velocità ridottissime Ma questo non importa perché la festa È a prescindere dal risultato La festa è solo per passione E quest'oggi ce n'è davvero tanta di passione Sulla nove colli, sui colli che Fanno da cornice a Cesenatico sui colli, sui nove colli più famosi del mondo. E siamo al Gran Premio della montagna del Barbotto con in testa Matteo Cipriani che transita in vetta alla Barbotto. Seconda posizione alle sue spalle abbiamo Vignone e Gallo che accusano un ritardo uh, di 30 secondi. Siamo alla passaggio invece del gruppo, dalla Barbotto, con le immagini che ci mostrano proprio Matteo Cecconi. Al transito, dalla salita più famosa della Nove Colli, ovviamente allestimenti di primo ordine per quella che è la Gran Fondo più famosa d'Italia. E siamo al passaggio dalla Barbotto con Cecconi, che è nato a Roma il 6 febbraio del 1986, vive a Palestrina dove lavora presso Cicli Bortolotto come meccanico ha corso fino alla categoria juniores con il gruppo sportivo Artena cogliendo un piazzamento ma da dieci anni corre come ciclamatore ed ha raggiunto le 100 vittorie ha vinto la Nove Colli nel 2013, il campionato italiano Medio Fondo nel 2012 e la Gran Fondo Roma Campagnolo nel 2013. Intanto nel tratto in discesa aumenta decisamente il vantaggio di Cipriani. Atleta che è nato a Prato nel 1983 ha iniziato ad andare in bici come alternativa alla kart ed ha iniziato a correre da master quando aveva 21 anni. Amatore puro, si cimenta principalmente nelle mediofondo, 13 vittorie tra cui il Giro di Sardegna. Intanto siamo al passaggio della divisione dei percorsi con Leonardo Viglione. In seconda posizione, dicevamo 13 vittorie. Tra cui il Giro di Sardegna ha vinto per ben tre volte la medio fondo col nago. Ed ha vinto la nove colli lo scorso anno. Nella vita ha un'azienda tessile e si allena durante la pausa pranzo. Insieme ai ragazzi della sua squadra. Uniti da una grande passione per le due ruote. Siamo anche alla divisione dei percorsi con. Uh, delle immagini che ci ha mostrato la onboard camera, questo invece è Leonardo Viglione del team UXA che insegue in seconda posizione. In testa invece c'è uno straordinario Matteo Cipriani, Infinity Cycling Team che si appresta a conquistare per la seconda volta consecutiva la regina delle Gran Fondo. Eccolo inquadrato nella nostra telecamera. In testa, Matteo Cipriani che sta quindi per abissare questo successo il successo nella medio fondo perché questo è il percorso dei 130 km più famosa d'italia sta per raccogliere la vittoria sta per cogliere ancora un grande successo e noi con le immagini dall'aldrone sul traguardo dove nonostante il brutto tempo tanto tanto pubblico siamo nel momento conclusivo ne approfitta Matteo Cipriani per salutare la nostra telecamera. Matteo Cipriani Infinity Cycling Team ASD sta per cogliere la vittoria per lui. Il tempo di gara 3 ore 42 minuti 42 secondi alla media di 35,02 km orari. Ancora modo di scherzare con la nostra telecamera. Alza le braccia al cielo per lui. Ultimi metri, ultime pedalate in vista del traguardo, spunta in fondo al rettilineo dove le nostre telecamere fisse lo stanno accogliendo, lo accolgono gli applausi del pubblico l'incitamento da parte degli speaker sul traguardo, eccolo qua il dominatore dei 130 km della Nove Colli 2015 Matteo Cipriani che bissa il successo dello scorso anno, attendiamo la conclusione del secondo classificato Leonardo Viglione del team Uxa che eh, conclude al secondo posto, va conquistato invece la terza posizione. Michele Cartocci della Cavallino Specialized. Matteo è una splendida vittoria nella nove colli più epica di sempre. Sì, sicuramente un'edizione veramente fu un'estata al maltempo, condizioni al limite, veramente estreme. Grande freddo, grandi rischi nelle discese e non, non, mai un calo di concentrazione era ammesso durante una giornata del genere. Abbiamo dovuto sempre rimanere concentrati al massimo perché la tensione era tanta, i rischi anche e l'errore era sempre dietro l'angolo. Soprattutto quando sono rimasto da solo dopo l'attacco sul barbotto ho dovuto mantenere il più alto possibile la concentrazione perché... Passava veramente pochissimo per buttare all'aria tutti i sacrifici fatti, tutti gli sforzi fatti fino fino lì. E, però sono riuscito ad accumulare un buon margine di vantaggio su Viglione e negli ultimi chilometri li ho fatti abbastanza in tranquillità e sono contento davvero perché bissare un successo su questo arrivo è, è anche fortuna, e, vuol dire essere in condizione, vuol dire allenarsi, vuol dire... Io dico sempre, non si può vincere due volte al Super Nelotto, però quest'anno è un po' come aver vinto per la seconda volta al Super Nelotto perché è una bella emozione. Torniamo sul traguardo di Cesenatico, mentre si eh, susseguono gli arrivi, noi vi ricordiamo i primi dieci del percorso medio, Matteo Cipriani ha vinto per l'Infinity Cycling Team davanti a Leonardo. Viglione e terza posizione per Michele Cartocci. Seguono Luisano Cannizzaro, Andrea Pontalto, Giulio Magri, Simone Ozzucci, Francesco Roselli, Luigi Salimbeni, Antonio Camozzi ed Angelo Renga in decima posizione. Questo, quindi, l'epilogo del percorso medio. Ed arriva adesso anche la prima delle atlete femminili. Quindi, Chiara Ciuffini dell'Infinity Cycling Team coglie il successo tra le ragazze. Per lei, quindi, la doppietta. Per la sua squadra, la doppietta insieme al successo di Matteo Cipriani. Seconda posizione tra le ragazze nel percorso medio, per Serena Gazzini della Carraro Team Trentino Alè. Terza Olga Cappiello del team De Rosa Santini, quarta Barbara Anita Manzano, quinta Benedetto, sesta Tonilelli, settima Palombo, ottava posizione per Corina, nona Rosset e decima posizione per Barbara Zamboni. Questo è il replay dell'arrivo vittorioso di Chiara Ciuffini e del podio per quanto riguarda la categoria femminile nel percorso. Medio, eccola sul secondo gradino del podio: Serena Gazzini, mentre già salita Olga Cappiello del team De Rosa Santini. Ed è il momento di applaudire sul gradino più alto del podio: Chiara Ciuffini. Infinity Cycling Team ricevono il trofeo che spetta a coloro che salgono sul podio della Nove Colli. Questo è il podio quindi del percorso medio per quanto riguarda la categoria femminile. I fiori che spettano ovviamente alle prime tre eh, classificate. Noi tra non molto torneremo in accorsa con le immagini del percorso più lungo. La 200 km più famosa del mondo, la Nove Colli. E lì Colli saranno davvero nove da scalare. Nel frattempo le immagini del nostro drone ci mostrano il passaggio di altri atleti sul traguardo. Torniamo in accorsa con la nostra Moto 2 che sta attraversando Mercato Saraceno, Siamo nei pressi della salita del Barbotto, Stiamo risalendo ancora con la Moto 2. Una salita che, come vi ho detto in precedenza, misura 5 km 500 metri con un dislivello di 372 metri. La pendenza media è del 7. La pendenza massima è del 18%. Risaliamo in questo spettacolare scenario che è la salita del barbotto risaliamo mano a mano le posizioni come vedete anche simpatiche simpatiche stratagemmi per non bagnarsi troppo in una giornata davvero molto molto umida quest'oggi altri atleti che sfilano di fronte alla nostra moto 2 salita del barbotto che è da sempre una delle più attese segna un grande impegno l'ultimo chilometro, come avete visto, pendenza media 18%. Un impegno che gli atleti affrontano per quanto riguarda coloro che affrontano il percorso lungo, neanche a metà gara di strada verso il traguardo, ce n'è davvero, davvero tanta. Noi continuiamo a risalire con la nostra moto, come vedete, si fatica. Al passaggio dal barbotto, continuiamo a vedere le immagini di coloro che stanno affrontando la Nove Colli con uh, lo spirito giusto, con lo spirito che hanno scelto anche gli organizzatori, solo per passione. l'hashtag di questa grande manifestazione, di questa grande giornata di sport, di ciclismo, di amicizia, di passione vera verso le due ruote di passione vera verso un paesaggio, un uno sport che regala un forte contatto con la natura come quello del ciclismo. Nel frattempo si susseguono i passaggi alla GPM del Barbotto. Tra non molto gli atleti affronteranno la divisione dei percorsi, quindi entreremo nel vivo del percorso lungo di questa uh, Nove Colli. Guardate le condizioni in cui gli atleti stanno correndo quest'oggi, ma nonostante tutto si trova la voglia, lo spirito giusto per scherzare e per divertirsi. E questa e questo e non solo la Nove Colli. Siamo alla bivio che segnala il passaggio, la divisione, tra i 130 e i 200 km. Ovviamente la testa della corsa ha già svoltato, abbiamo già seguito la finale del percorso più eh, breve, mentre adesso noi stiamo risalendo mano a mano con la nostra moto per arrivare alle fasi conclusive del percorso. Corto, del percorso lungo scusate intanto altri atleti che scelgono di uh, proseguire per il lungo ce ne vuole di energia per affrontare gli oltre 200 chilometri che caratterizzano la più celebre delle gran fondo in territorio italiano ma si trova anche la voglia e l'energia e soprattutto lo spirito per fermarsi ai ristori 107 km di gara e stiamo per affrontare il quinto colle monte lunghezza 3 km Eccoci qua Pendenza media del 5% La pendenza massima è invece quella del 16% Noi continuiamo a risalire con la nostra moto Ma ascoltiamo anche le informazioni che ci porta Radio Corsa Che ci segnala sulla testa della Corsa Che ormai in prossimità dei 40 km dal traguardo Si sta formando un drappello Forte di 7 unità Al comando ci segnalano Gaetano Gazzoli ed Adriano Spinozzi sono coloro che seguono la corsa per quanto riguarda il servizio di informazione in corsa per il gruppo Capodarco. Abbiamo Stefano Cecchini, Francesco Cipolletta, Eubert Cris, Alessandro Bertuola, Igor Zanetti, Andrea Gallo e uh, Giovanni Nucera. Sono, a conferma, che la 9 Colli escono ed emergono i più forti alcuni degli atleti più attesi quest'oggi ricordiamo che Igor Arzanetti lo scorso anno su questo traguardo è arrivato secondo alle spalle di eh, Dmitry Nikandrov e che quindi quest'oggi vuole far meglio dello scorso anno e per il momento eh, sta eh, pedalando bene perché è nel drappello degli uomini alla comando ma noi continuiamo a seguire ancora i tanti, tanti, tantissimi atleti che stanno pedalando sui colli sui nove colli di questa spettacolare giornata di ciclismo e ovviamente ci sono anche i problemi meccanici ma l'organizzazione ha pensato anche a questo davvero niente lasciato al caso nella regina delle gran fondo che sta per vivere ormai le sue battute conclusive perché mentre noi continuiamo a risalire la testa della corsa del percorso lungo composta da Stefano Cecchini, Francesco Cipolletta, Hubert Cris, Alessandro Bertuola, Igor Zanetti, Andrea Gallo e Giovanni Nucera si sta avvicinando verso il traguardo di Cesenatico. Ancora Ristori, ancora un motivo in più per fermarsi in questa fredda giornata in cui è particolarmente importante riuscire ad integrare, riuscire a um, recuperare le forze e a inserire zuccheri nel proprio organismo perché altrimenti si rischia anche la crisi di fame infatti ben sapete che in giornate come queste c'è bisogno di uh, un maggior numero di uh, carboidrati perché il nostro corpo uh, brucia più energie proprio anche a causa del freddo ancora il pubblico sul traguardo dove per il momento ha smesso di uh, piovere noi uh, stiamo per seguire le battute conclusive della uh, Prova del percorso lungo, ancora i sette uomini al comando che stanno per entrare nel territorio comunale di Cesenatico. Eccoli inquadrati, ormai in vista della gran finale. Ed allora andiamo a ricordare i loro nomi: Stefano Cecchini, Francesco Cipolletta, Hubert Cris, Alessandro Bertuola, Igor Zanetti, Andrea Gallo e Giovanni Nucera. Sono i sette cavalieri che si contenderanno il successo in questa edizione della Nove Colli si entra nel lungomare di Cesenatico ormai imminente l'epilogo ormai imminente la prova finale si sta per concludere la prova del percorso lungo 205 km per una manifestazione che non smette di regalare grandi sorprese grandi emozioni Ancora due curve. Questa la penultima e poi l'ultima curva. Eccola qua. Stiamo per entrare nel rettilineo finale. La svolta a sinistra. Volto pubblico sul traguardo. Ad accogliere la battaglia per il successo. Nel percorso lungo della regina delle Gran Fondo, la 9 Colli. Ormai all'epilogo, lanciato lo sprint. Lunghissimo di Igor Zanetti, prova a rinvenire Hubert. Chris, ma la volata è lunghissima. Di Zanetti che continua a mantenere la testa della corsa. Ancora Zanetti alla comando, si volta, continua a spingere Zanetti. Ed è Igor Zanetti che va a vincere la prova del percorso lungo della Nove Colli Cannondale. Gobbi FSA. La sua formazione, seconda posizione per Hubert, Jacket Chris della bagarra ciclistica. Terza posizione per Andrea Gallo del Pedala Sport Canale, quarto è Giovanni Nucera della Cavallino Specialized, quinto Francesco Cipolletta del Team Promotech, sesta posizione per Alessandro Bertuola della Cicli Copparo. Settimo è Cecchini della Bagar, ottavo è Tiziano Lombardi, Legend Factory, nono Alessandro Nanni, intanto vedete il presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi che consegna il trofeo a Igor Zanetti. Decima posizione per Davide D'Angelo, ricordiamo anche l'epilogo della prova del percorso lungo per quanto riguarda le eh, ragazze, la vittoria di eh, Claudia Gentili del team Giletti davanti a Maria Cristina Prati del team del Capitano. Terza posizione per Stefania Lovati del gruppo sportivo Sportissimo, seguono Bandini, Del Bono, Piancastelli, De Julis, Casadei, Cinel, Salvi e Rab, questo invece è... Il contorno e lo spettacolo della Nove Colli, non solo ciclismo, intrattenimento, passione e tanta tanta voglia di stare insieme. Perché è una festa, questa è la pasta party più grande del mondo, il ristorante più grande del mondo, quello della Nove Colli, dove tutti i ciclisti, quando hanno finito, si fermano. E allora, con le immagini del nostro drone che vola sopra questo spettacolare scenario, sopra questa grande questo grande gruppo di ciclisti, che alla termine. Del percorso lungo e medio della Nove Colli si ferma di fronte alla colonia Agip di Cesenatico per il pastaparti della Nove Colli. Lo sguardo verso il mare e la consapevolezza di aver pedalato nel gran fondo più importante d'Italia. La vittoria è ancora di Igor Zanetti a braccia alzate sul percorso della Nove Colli. Igor, ieri l'avevamo detto: tu potevi essere uno di quelli che arrivavano davanti. Meglio di così non poteva andare in una giornata da tregenda, ciclismo eroico. Bah, ieri mi hai portato fortuna, <ride> hai detto che potevo essere uno che poteva vincere, diciamo l'anno scorso secondo, quest'anno ho voluto tenere duro perché comunque la giornata non era diciamo, buona, diciamo, comunque non era buona né per me né per gli avversari e abbiamo tenuto duro e è andata bene, Diciamo allo sprint ho avuto la meglio quindi contentissimo. Non ci sei solo tu, ci sono 13.000 persone che hanno pedalato dietro di te. Che emozione! Ma sì, come dicevo prima, cioè, è un paese che si muove, eh, tantissima gente. E se non si corre, se non si viene qui a Cesenatico, non si può capire eh, che cos'è questa manifestazione. È stupenda. Una dedica per questa vittoria davvero speciale? Ma come ho detto prima, la dedico soprattutto a Marco e a Maurizio, i nostri presidenti. E comunque a tutta la squadra perché, comunque, oggi abbiamo corso da squadra sia Elettrico, Lombardi, Dopo, Logicamente, Morrone, Boscaini, Gerarduzzi. Tutti quanti, chi poco, chi tanto, però quello che avevano l'hanno dato e sono contentissimo di averli ripagati. Comunque, con il successo.